oltre 4.000 ragazzi provenienti da 55 istituti scolastici di tutta la regione hanno celebrato al centro sportivo Ceresini di Moletolo la sesta edizione della Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico, organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico, il CIP, e dalla Fondazione Il Cuore Onlus, con il supporto della Fondazione Italiana Paralimpica e il coordinamento del CONI. Un evento celebrato in contemporanea in 11 città, che a Parma ha rappresentato uno degli eventi principali del calendario di Parma Città Europea dello Sport 2011. Una mattinata di festa e di sport, apertaci con la staffetta che ha portato la fiaccola da Piazza Garibaldi al centro Ceresini di Moletolo. In cui i ragazzi si sono cimentati, insieme ai campioni paralimpici, in una quindicina di discipline. Atletica leggera, basket e mini basket in carrozzina, pallacanestro per disabili mentali, tennis, tennis tavolo, adaptive rolling, hockey, scherma, tiro con l'arco, torball, bocce, arrampicata, showdown e molto altro ancora. Madrina d'eccezione di una giornata pensata per avvicinare i ragazzi disabili e le loro famiglie alla pratica sportiva è stata Annalisa Minetti, cantante e atleta paralimpica, campionessa degli 800 e dei 1500 metri, che parteciperà, proprio nei 1500 metri, alle Olimpiadi di Londra 2012, la prima edizione in cui Casa Italia sarà popolata contemporaneamente da atleti normodotati e disabili. Volevo salutare i ragazzi dicendo loro una cosa in cui non credo fermamente. Quindi dovete credere fermamente, i sogni ragazzi si possono realizzare. Mi fate un favore, io sono abituata a fare spettacolo di fondo. Al mio te, mi fate tutto un urlo generale per la giornata paralimpica? 1, 2, 3! Ormai sesta edizione vuol dire 6 anni che sono qui a presentare questa grande iniziativa. Abbiamo iniziato con Bologna, avevamo più o meno 800 presenze, siamo qui a Parma con oltre 4.000 ragazzi, io penso che i numeri parlano da soli. Oltre 400 avvenimenti credo parlino da soli, e 400 avvenimenti che hanno saputo coprire, oltre a quelli che hai detto voi, tutta la gamma degli sport. E un pochettino oggi stiamo facendo un riassunto di quello che è stato Parma Città Europea dello Sport. L'opportunità è tutta portata in un'unica giornata, i ragazzi hanno modo di aggiungere qualcosa a quello che sanno già, e amo molto sottolineare questo aspetto qui della conoscenza. Conoscenza serve per abbattere tutto quello che può essere pregiudizio, ignoranza e anche limiti per la crescita. Io adesso personalmente faccio a livello amatoriale ancora hand bike per tenere controllato il mio peso che mi vuole male. E comunque faccio parte del Comitato Italiano Provinciale Paralimpico, il CIP, e vorrei anche ricordare che proprio quest'anno Parma, capitale europea dello sport, nello stadio davanti a noi quest'anno anche la squadra che io ho fondato, i Panthers Parma, hanno vinto il campionato italiano senior, e questo è un buon risultato che ha aggiunto una ciliegina alla città di Parma e lo sport. Oggi è una bella festa, tanti ragazzi, un successo incredibile, ma se ci fosse ancora qualcosa da migliorare, tu cosa ti senti di consigliare magari all'assessore o anche agli amici del comitato? Allora, siamo riusciti a fare un qualcosa di incredibile, la fortuna ci ha anche imbacciato in fronte perché ci ha permesso di fare questa manifestazione. Quello che chiederei è l'informazione. Il grosso problema di questi sport minori è la visibilità mediatica. Io chiederei a chi di potere, a chi lo può fare, di darci uno spazio mediatico per mettere a conoscenza alle persone che esistono delle realtà minori che però sono molto vive e molto ferme, importanti soprattutto. Sì, ho fatto un giro rapido tra le varie attività. Secondo me i ragazzi si stanno divertendo tantissimo. Ho visto qualcuno che ha proprio un approccio anche molto bello con gli sport che non aveva magari mai visto, e lì li prova e
secondo me è la cosa più bella, cioè imparare e scoprire. Da quando mi sono insediato abbiamo organizzato il primo convegno provinciale di tutto il mondo paralimpico e sport adattato, coinvolgendo la parte molto importante, cioè chi fa fisioterapia, riabilitatori, chi viene dagli ospedali, perché l'obiettivo di oggi è far conoscere ai ragazzi di tutta la regione gli sport per disabili, ma l'obiettivo che ha la provincia come ente è quello di fare in modo che anche chi viene in contatto con la disabilità per ragioni più diverse sappia canalizzare i ragazzi che hanno avuto un incidente oppure disabili in generale, li sappia canalizzare allo sport. Quindi tutto il nostro impegno è su questo, perché credo che abbia una grandissima valenza riabilitativa, abbia una grandissima valenza sociale, di integrazione, ma soprattutto sia un punto per alcuni ragazzi che magari hanno avuto incidenti, eccetera, per ripartire con lo stesso entusiasmo col quale magari si sono dovuti fermare appunto per questo trauma. È dall'inizio che nel cuore sostiene questa giornata. E fra i 480 progetti di Enel Cuore dal 2003, questa è una città della gioia stamani, ed è particolarmente bello vedere questi sorrisi, questi ragazzi e questa gioventù. Grazie agli organizzatori, e Enel Cuore continuerà a essere presente a questo appuntamento. Abbiamo tanto bisogno di guide, di atleti guida, persone che comunque ci prestino in qualche modo gli occhi per poter comunque vivere lo sport, la corsa piuttosto che la bicicletta. Abbiamo tante discipline che permettono a noi non vedenti di vivere lo sport completamente. Poi calcolate che la condivisione, poter comprendere cosa vuol dire condividere la propria passione con qualcuno, rende tutto molto più bello, perché il sacrificio, la sofferenza che provi in pista durante l'allenamento, gli ultimi 300 metri che ti allontanano dal traguardo, ma che soffri veramente tanto perché hai l'acido lattico che ti è arrivato fino alle orecchie e non ce la fai veramente più, in quel momento hai la tua guida che ti sprona e ti dice dai, gli ultimi 100, gli ultimi 80, gli ultimi 50, fino a dirti hai vinto. E quando senti hai vinto, ragazzi, indipendentemente da quella parola, sei arrivata al traguardo, ed è un premio enorme per chi ha sacrificato non solo il proprio impegno, il proprio tempo, ma il tempo di chi ti presta il suo tempo, cioè la tua guida. Sì, la manifestazione è riuscitissima, diciamo subito che è una delle più belle manifestazioni a livello nazionale, perché con la presenza di oltre 4.000 atleti, 4.000 bambini, alunni e i loro accompagnatori, hanno permesso in questo bel centro sportivo di Moletolo, e in una bella giornata veramente di sole, la possibilità, oltre di praticare delle discipline sportive, che sono 22, anche di fare degli incontri di amicizia e di gioco. Questo è molto importante perché l'iniziativa è stata realizzata con la collaborazione di vari enti. Quale funzione ha avuto il CONI in questa manifestazione? È stata quella di coordinamento assieme al comitato organizzatore, di fare presente alle proprie federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportive, la loro disponibilità a collaborare e permettere a questi giovani di praticare e provare delle nuove discipline. Questo è molto importante in un momento di crisi nazionale. Lasciando stare l'aspetto così economico e istituzionale, c'è questa tendenza da parte del CONI nazionale di voler eliminare i comitati provinciali. Ecco, ma l'eliminazione dei comitati provinciali, che è la realtà presente del territorio, cioè il punto cardine importante di unione, di coordinamento con gli enti locali, le istituzioni, le società, porterebbe a un fallimento della promozione sportiva e dall'attività sportiva in generale. Sono d'accordo sul fatto che in una giornata così importante la ANMIS non potesse essere non presente. Noi come associazione da sempre ci interessiamo di tutte le cose riguardanti le persone disabili, però solo ultimamente abbiamo pensato anche all'ANMIS e ai suoi iscritti come tempo libero e come sport. Questo perché siamo da tempo, da quando siamo nati, siamo impegnati in cose che riteniamo abbastanza importanti, come il lavoro e le provvidenze economiche per le persone disabili e per i loro diritti,
che vengono normalmente calpestati da leggi abbastanza inique.